La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha nuotato nella Senna mercoledì a 9 giorni dall'apertura delle Olimpiadi. Hidalgo ha mantenuto una vecchia promessa per mostrare che il fiume è pulito e che potrà ospitare in sicurezza le gare di nuoto libero e di triathlon in programma durante i giochi. Je veux vraiment ici remercier très très sincèrement le préfet de région. D'abord, il est là, il a nagé, c'est quand même bravo, monsieur le préfet, mais sans vous, on n'y serait pas arrivé, vraiment, parce que c'était 4 ans de travail et on l'a fait avec conviction et énergie. Je veux remercier évidemment Tony, parce que sans les Jeux, on ne l'aurait pas fait, parce que c'était un tel challenge. Qu'il fallait vraiment se mettre tous ensemble. Hanno fatto il bagno con la sindaca, il capo del comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet, e il prefetto della regione parigina, Marc Guillaume. Dal 2016 lo Stato ha investito 1,4 miliardi di euro per bonificare la Senna, i cui livelli di contaminazione da batterio e E. coli sono stati però elevati nelle scorse settimane. Il divieto di nuotare nella Senna risale al 1923. Nel 98 l'allora sindaco Jacques Chirac si impegnò a renderla balneabile in 5 anni, senza successo. Hidalgo ha fatto propria l'idea nel 2016, promettendo che si sarebbe tuffata nel 2024.